graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. Siamo all'interno del New Fabric Basement con i Malandrage, il gruppo che ha vinto il band contest del Bababoom Festival 2014. Com'è nata la vostra esperienza musicale e il perché di questo nome, Malandrage? Malandrage è un modo di vivere brasiliano, diciamo un po' con la preghizza, un po' con la nostalgia, anche... diciamo la saudade è anche un modo anche di risolvere le cose, la malandragem è anche un modo di risolvere le cose un po', diciamo, difficili, no? Nonostante, ecco, si venga tutti quanti da contesti musicali differenti, siamo riusciti in qualche modo, forse ci proviamo a fondere le varie influenze musicali, chi dalla fusion, chi dal rock, dal funk, dall'hip hop, dall'elettronica, cerchiamo di far confluire, ecco, tutte queste differenti esperienze musicali, non solo, anche culturali, perché comunque ti dà tipico orvietano, sì, l'orvietano medio. Johnny gioca capoeira, Johnny si liberto, Johnny danza reggae, Johnny o Johnny Nago. A proposito, vabbè, dell'orvietano medio, vabbè, non abbiamo detto appunto che siete una band di Orvieto, ma prima sentivo nelle registrazioni citazioni dotte da, ad esempio, Maccio Capatonda, no? L'italiano medio. Adesso, al di là della, così, della butade, ma ci sono tematiche piuttosto serie che affrontate nei vostri temi, nelle canzoni? Diciamo, le tematiche sono di varia natura. Andiamo da pezzi più leggeri, dove si parla un po' di esperienze di bella vita, situazioni, comunque si parla di amore, e poi ogni tanto, ecco, si va su discorsi un po' più la ficcatina sociale, diciamo, ecco. Come siete capitati qui in Marcafermana, come avete conosciuto il Bababoom Festival e soprattutto come vi siete trovati nel band contest di questo grande festival reg del centro Italia? Ci siamo iscritti al contest l'anno scorso e abbiamo detto, proviamo questa esperienza. Ci stavamo un po' affacciando su una scena un po' più ampia rispetto a quella nostra, perché avevamo fatto live più che altro in zona, e abbiamo detto proviamo un attimino andare su zone nuove a farci conoscere. È andata bene, c'è stato, ecco, chi ha gradito, e noi ancora di più. Grazie ovviamente ovviamente al Bababoom e ad Andrea, a tutto il supporto che ci ha dato, siamo qua a registrare il disco. Parlatemi di qualche vostra esperienza live di questi anni, magari quelle che vi hanno più colpito. Avete diviso il palco, ad esempio, con Caparezza, anche con tanti altri nomi della scena italiana e non solo. Con Caparezza, al Folk ad Orvieto, Rock for Life, sì, abbiamo aperto ai Bud Spencer, Blues Explosion, Suoni di Villalba, ecco, questi sono i live, quelli un po' più che ci hanno segnato, diciamo, l'estate 2014. La vostra tournée, no, verrà curata sia dal Bababoom e dalla Groove Nation Agency, e gira voce che alla fine delle registrazioni di quest'album, perlomeno per la fine dell'anno, c'è in previsione anche un tour in Sud America, no? Questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo anche dei contatti in Sud America, principalmente in Brasile. Poi diciamo che c'è qualcuno che ci tiene in particolar modo, ovviamente. Perché... ma anche noi, visto quel che si sente dire, raccontare il Brasile, un giretto ci volentieri, sai, periodo di carnevale, sì, sono... ci sono cose interessanti. No, sì, sì, sono tante esperienze diverse, diciamo, musicali, tante cose da scoprire in Brasile. A proposito del Brasile, so che poi nell'album, tra le varie collaborazioni, ci saranno anche delle cantanti brasiliane che vi supporteranno. Sono contento su questo, perché sono delle persone veramente carine, delle persone veramente brave, e sono anche altre persone. Diciamo che al momento non stiamo a svelare molto i nomi, anche perché stiamo attendendo delle conferme, quindi prima di sbilanciarci è bene che, ecco, però diciamo questo, sicuramente siamo in contatto con molti artisti, sia dal Brasile, appunto, non solo cantanti ma anche strumentisti, che in Italia, appartenenti non solo all'ambito reg ma anche ad altri ambiti, andando sull'hip hop, elettronica e quant'altro, quindi
lasceremo piano piano la sorpresa quando faremo le release dei brani, che poi ovviamente verranno fatte un po' che alla volta. Faremo un'uscita di singoli, non faremo un disco vero e proprio pubblicato, faremo dei singoli digitali e piano piano sveleremo i vari ospiti man mano che pubblicheremo i brani. Cosa ne pensate? C'è un gruppo, diciamo, della scena reggae italiana di cui ho sentito molto parlare. Cosa ne pensate dei Malandrage? Secondo me i Malandrage sono un grandissimo gruppo. Io ammetto di trovarmi veramente bene, nel senso, mi piace la cultura, mi piace quello che mi hanno trasmesso loro in questi anni. Per me è fondamentale, è una grandissima crescita. Volevo, ecco, far presente che comunque sia il nucleo fondamentale del gruppo è composto di 5 persone, per questioni personali non è potuto essere presente, esatto, qui in studio, ma abbiamo anche Andrea Mescolini che si occupa delle programmazioni, keyboard, parti elettroniche, sta dietro anche comunque alla post produzione e è anche una delle voci della band, che comunque lui fa le parti comunque il cantato hip hop che avrete modo poi di sentire sui brani. Ecco, ci tenevo a fare presente questa cosa e fare anche un saluto. Ciao Andre, ciao Mesco, rock and roll. Dareste una giovane band della scena reggae italiana oggi, che insomma ci sono diverse difficoltà da un punto di vista di produzione, di posti in cui suonare? Sicuramente di iscriversi al contest del Babba Moom per noi è stata una grandissima esperienza, ha portato dei grandissimi risultati, ci siamo trovati benissimo. Essere proprio originale, anche se, capito, le cose vieni brutto, vieni bella, ma se viene originale va bene. Indubbiamente partecipare al Baba Boom, anche perché a noi ci ha aperto un sacco di porte che non ci aspettavamo. Buone registrazioni qui al New Fabric e salutiamo tra l'altro qui in regia sia Stefano che Daniele, anche Diego. Poi ricordiamo che quest'album è prodotto anche in collaborazione con la Jam Rock Record dell'Aquila, quindi insomma avete un bel sostegno per questa produzione. Malandro che è malandro, venda malandragem. Yeah. Eu sou Brasil e eu sou brasileiro. Eu sou Brasil, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou Brasil, eu sou futebol. Eu sou Brasil, eu sou o samba. Eu sou Brasil e eu sou brasileiro. Eu sou Brasil, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou Brasil, eu sou futebol. Eu sou Brasil, eu sou o samba. Ricordiamo quest'anno dal 15 al 19 luglio il festival del Baba Boom a Marina Palmense. Sono aperte già le iscrizioni per il band contest del 2015, quindi fate un giretto sul sito del Baba Boom Festival e vi aspettiamo. Ciao a tutti.